Benvenuti alla nuova edizione del TGZ da Yamila Mirata e Caterina di Terlizzi. Apriamo con gli aggiornamenti dall'Ucraina, esplosioni a Kiev e bombardamenti russi su edifici. Le truppe russe continuano l'avanzata verso ovest e aumenta il numero delle vittime tra militari e civili. Sentiamo i dettagli dal servizio di Valeria Verbaro. Al secondo giorno di assedio in Ucraina, l'esercito russo circonda Kiev. Le bombe e i colpi di mortaio hanno risuonato tutta la notte intorno alla capitale. La città viene evacuata e migliaia stanno fuggendo verso la Romania. I civili rimasti combattono o si rifugiano nei bunker e nelle stazioni della metropolitana. L'Ucraina è stata lasciata sola a combattere contro la Russia, afferma il presidente Zelensky in quello che potrebbe essere il suo ultimo discorso. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, convoca d'urgenza il Consiglio Supremo di Difesa e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, varerà oggi le sanzioni più pesanti per la Russia. I maggiori leader europei condannano con forza le azioni e le dichiarazioni di Putin e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, riferisce un'informativa urgente in Parlamento. Migliaia di russi protestano contro la guerra nonostante la dura repressione della polizia locale. L'Europa approva nuove sanzioni contro la Russia che andranno a colpire il 70% del settore bancario. Previsti divieti di esportazione e limitate le vendite di tecnologia civile e militare. Nessuna sanzione su gas e petrolio. Colpiti individualmente singoli oligarchi, ma non Putin. Oggi il presidente degli Stati Uniti Biden, che ieri ha parlato in diretta al paese, annuncerà le nuove sanzioni americane. È arrivata la notizia dal Cremlino che è stato riconosciuto Zelensky come presidente legittimo dell'Ucraina. L'invasione dell'Ucraina potrebbe essere la più vasta guerra in Europa dai tempi del secondo conflitto mondiale. Ce ne parlano qui in studio Elena Pomè e Maria Teresa La Croce. Grazie Caterina, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia va ormai avanti da più di 24 ore. Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha introdotto la legge marziale e soprattutto ha disposto la mobilitazione generale di tutti gli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni con divieto di lasciare il paese. In particolare ai civili sono stati consegnati circa 10.000 fucili automatici. Nelle mappe realizzate dal New York Times si nota la crescita della presenza militare russa ai confini con l'Ucraina nel corso delle ultime settimane. Come vediamo nella mappa, l'attacco da parte della Russia all'Ucraina è avvenuto da ben tre direzioni, dal confine bielorusso, dalla Crimea e dal Donbass. In particolare le truppe russe hanno bombardato una scuola nel Donbass e hanno occupato l'aeroporto di Hostomel e la centrale nucleare di Chernobyl. Come riporta l'agenzia Bloomberg, la Russia sta utilizzando armi di alta precisione. Negli ultimi 20 anni la Russia ha investito molto sull'ammodernamento dell'esercito e ha unito l'uso della forza alla potente macchina di propaganda del regime e agli attacchi informatici. Carri armati e una pioggia di missili si stanno abbattendo sulla capitale Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato: "Io resto qui". L'Agenzia ONU per i rifugiati conta già circa 100.000 sfollati, in particolare Romania e Polonia si sono dette pronte ad accogliere i profughi provenienti dall'Ucraina, stessa cosa per quanto riguarda gli Stati Uniti. E nella serata di ieri proteste in almeno 47 città russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo, culminate con l'arresto di almeno 1.700 manifestanti. Il premio Nobel Dmitry Muratov, direttore del giornale indipendente russo Novaya Gazeta, ha espresso dolore e vergogna. E sono già tante le notizie, le foto e i video non verificati che circolano sul web in queste ore. In un messaggio su Facebook, Zelensky ha invitato la popolazione ad informarsi soltanto attraverso i canali ufficiali, prestando attenzione alle notizie false. Dure le reazioni nei confronti della Russia. Il Consiglio europeo straordinario di Bruxelles ha concordato sanzioni severe nei settori della finanza, dell'energia e dei trasporti. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in accordo con i membri del G7, ha annunciato sanzioni devastanti e parteciperà nel pomeriggio al vertice straordinario della NATO. Previsto per oggi anche il Consiglio di sicurezza dell'ONU per votare la risoluzione di condanna nei confronti della Russia. La Cina boccia invece le sanzioni. E arrivano infine i primi segnali di ripresa delle borse europee dopo il crollo delle ultime 24 ore, mentre sale il prezzo del petrolio e il gas è in leggera flessione. Questa era l'ultima notizia, a voi.
Grazie Maria Teresa, la comunità della parrocchia degli ucraini di Roma soffre e prega per i propri connazionali minacciati dall'invasione russa. Il servizio di Leonardo Pini e Leonardo Aresi. C'è chi soffre per la guerra in Ucraina anche qui a Roma, in piazza della Madonna dei Monti. Nonostante il conflitto sia lontano, la comunità della chiesa dei Santi Martiri Sergio e Bacco, nota come parrocchia degli ucraini, è preoccupata per le tensioni che attraversano la madrepatria. Mi fa male il cuore da morire. Io guardi fino a questo punto che quando io sento le notizie, sia la TV, io subito cambio il canale perché è più forte di me. Le preghiere dei fedeli sono rivolte ai connazionali minacciati dalla potenziale invasione dell'esercito russo di Vladimir Putin. Speriamo che che viene tutto bene, speriamo così, facciamo preghiere. E sempre esperienza questo, che questo si ferma, questo diavolo. Non è facile sapere e conoscere che tutti hanno paura, perché da oggi a domani può essere molto grave. Filippo Nanni ha presentato all'Università Luis Guido Carli di Roma il suo ultimo libro. Abbiamo chiesto ai giornalisti lì presenti che cosa insegna la guerra in Ucraina sul mondo dell'informazione, il servizio di Antonio Cefalù e Francesco Di Blasi. Si chiama Alle mie spalle, il nuovo libro di Filippo Nanni presentato alla Luis di Roma insieme a Giovanni Floris, Giorgia Rombolà e Andrea Vianello. Un viaggio in prima persona negli ultimi 20 anni di giornalismo televisivo che diventa un pretesto per esplorare il rapporto fra l'invasione russa dell'Ucraina e la TV. Proprio in questi giorni che stiamo assistendo a questa guerra, vediamo la potenza della televisione. Abbiamo inviati sul campo, sparsi in tutto il territorio, che dimostrano come i media sono insostituibili e la televisione lo è in questa fase ancora di più. Ma nei nostri media si è dato troppo spazio alla disinformazione di Mosca? Non solo a quella che viene da Mosca, in generale c'è un processo di selezione che deve essere più accurato. E cosa fare per raccontare un conflitto in TV? Far vedere gli effetti senza far, come dire, vedere gli orrori, perché l'orrore fa parte della guerra, ma non c'è bisogno di mostrarlo, e trovare le parole giuste per quella che è la cosa più cretina che può fare un uomo. Le fonti rinnovabili potrebbero ridurre i costi delle bollette e persino diminuire la dipendenza energetica del nostro paese. Ce ne parlano Silvano D'Angelo e Francesco Di Blasi. Con l'acuirsi delle tensioni geopolitiche nell'est Europa non si ferma l'aumento dei prezzi dell'energia, che pesa su famiglie e imprese. Il legame tra la crisi ucraina e la crisi energetica che il nostro paese sta vivendo può essere riassunto da una parola: dipendenza. Dipendenza energetica dalla Russia, da cui il nostro paese importa più del 40% del gas naturale. Oggi siamo qui a mostrarvi un esempio di indipendenza energetica che rispetta anche l'ambiente. Alle porte di Roma Sud sorge l'Eco Hotel, l'unico hotel a impatto zero della capitale. In questo periodo state risentendo dei costi dell'energia che aumentano? Beh, assolutamente no, ovviamente, perché avendo tutto, diciamo, a fonti rinnovabili e autoprodotte, non risentiamo di questo bagno di sangue che purtroppo i miei colleghi stanno soffrendo. L'alimentazione dell'Eco Hotel è garantita da pannelli fotovoltaici per l'energia elettrica, pannelli solari termici per il riscaldamento dell'acqua e da una caldaia a biomassa a impatto zero. La sfida di Vittorio Costantini è dimostrare che l'ecologia non è in contraddizione con il profitto, senza dimenticare i vantaggi geopolitici. Sarebbe veramente un must dotarci di un sistema indipendente di produzione di energia, come oggi le fonti rinnovabili meravigliosamente ci offrono. Nuove norme Covid, il premier Mario Draghi ne parla al Maggio Musicale Fiorentino.
Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato di emergenza oltre il 31 marzo. Da questa data in poi non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti e saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. Cesserà ovunque l'obbligo delle mascherine all'aperto e quelle delle FFP2 in classe. Metteremo gradualmente fine all'obbligo di utilizzo della certificazione verde rafforzata a partire dalle attività all'aperto, tra cui fiere, sport, feste e spettacoli. Continueremo a monitorare con attenzione la situazione pandemica. Dare nuova vita alle cabine telefoniche. Questo è l'obiettivo del progetto Legarti, che li trasforma in un luogo di scambio di libri. Martina Ucci e Giorgia Verna. Pronto? Pronto? Vi ricordate le vecchie cabine telefoniche, dove Gigi Proietti faceva le sue mandracate? Sono anni che nessuno le utilizza più, persino Superman non le sceglie per cambiarsi d'abito. E questo le ha portato ad uno stato di degrado e totale abbandono. Il progetto Legarti cerca di darle nuova vita, rendendole luogo di book crossing. Ho portato dentro il mio locale la mia passione per i libri. Però questo non mi bastava, quindi ho voluto portare il progetto proprio sulla strada. Ed è proprio tra le strade di Roma che si sviluppa il progetto Legarti, che dà nuova vita alle vecchie cabine telefoniche disseminate per la città, rendendoli luoghi di scambio di libri. E siamo proprio qui, infatti, a Via Pinerolo, dove c'è la prima e per adesso unica cabina del progetto Legarti. Come potete vedere, qui ci sono tanti bellissimi libri che chiunque può prendere e usare, leggere o anche prestare. E all'interno della cabina c'è il tipico uncinetto del progetto Legarti, che sta dando tanta soddisfazione anche al quartiere. Sei un'assidua frequentatrice, quindi, di questa cabina? Sì, sì, la frequento praticamente quasi tutti i giorni, perché passo di qui giornalmente. La cabina telefonica come simbolo di rinascita attraverso la cultura. La cabina telefonica ha il significato di mettere in contatto due persone, anche molto lontane. Quindi il significato di mettere in contatto il quartiere con la cultura mi sembrava un buon messaggio. Un museo realizzato in un ex salumificio occupato si candida a patrimonio dell'UNESCO. Sono andati per noi Federica De Lillis e Dario Artale. Lungo via Prenestina, al civico 913, alcuni murales annunciano la città di Metropolis. Si tratta di uno spazio occupato dal 2009, soprannominato dagli abitanti la città meticcia. Un luogo abbandonato che si è trasformato nella casa di circa 67 famiglie appartenenti a diverse etnie. In passato sede del salumificio Fiorucci, oggi lo stabile ospita il museo dell'altro e dell'altrove. Questo luogo non richiede di installare e andar via, ma richiede proprio una presenza, un segno tangibile della presenza dell'artista all'interno della parte museale e di un intreccio, diciamo, di convivenza con chi vive qui. Gli abitanti di Metropolis presentano il MAM come il primo museo abitato sul pianeta Terra. Per proteggerlo, per tutelarlo anche da un potenziale sfratto, hanno pensato di candidarlo come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Noi non stiamo candidando né un vecchio rudere industriale abbandonato, né naturalmente le 600 opere che qui sono state realizzate. Quello che noi stiamo chiedendo all'UNESCO è di riconoscere il valore del museo abitato. La campagna prende il nome provocatorio di UNESCO e mentre si lavora allo spot per la presentazione della candidatura, a Metropolis si guarda al futuro. Parliamo adesso di musica. Elena Somaré è una maestra dell'insolita arte del fischio, il servizio di Elena La Stella e Anastasia Pensuti. Io ho sempre fischiato, fin da piccola, dai 5-6 anni, e mia madre mi esibiva come un po' un fenomeno davanti ai suoi amici, fischiavo le arie delle opere. Curiosamente il fischio, come anche gli strumenti a fiato, era vietato alle donne a causa della posizione della bocca, considerata volgare. Ancora oggi in molti paesi, specialmente in Medio Oriente, fischiare è considerato haram, ovvero indecente. In molte culture è il diavolo che fischia. L'unica opera fischiata è il Mefistofele di Arrigo Boito, dove entra in scena proprio il diavolo facendo dei fischi molto molto sgradevoli. Nel quartetto, composto da arpa, chitarra e pianoforte, confluiscono musicisti la cui differenza etnica si dissolve in favore di un parlare comune. Il fischio non ha parole. E quindi è veramente uno strumento universale. In tutto il mondo il fischio è uguale e la musica è un linguaggio universale che unisce
tutte le popolazioni del mondo. Le api sono l'essenza della terra e della vita umana. Il Museo Zoologico di Roma ospita una mostra a loro dedicata. Sono andate per noi Yamila Ammirata e Claudia Bisio. Torna al Museo Civico di Zoologia di Roma il percorso dedicato al mondo delle api e al loro ruolo importante per la conservazione della biodiversità vegetale e animale. Su scala globale più del 40% delle api rischiano di scomparire, mettendo a rischio l'equilibrio dell'ecosistema. Se le api scomparissero dalla Terra, per l'uomo resterebbero 4 anni di vita. Nel percorso è possibile fare un'esperienza sensoriale unica, simulando un viaggio all'interno di un alveare. Lo scopo è quello di sensibilizzare le persone sul ruolo che le api hanno nei confronti della biodiversità, sottolineandone l'importanza della loro protezione. L'ape agnese guida i visitatori grazie ad un'applicazione sul telefono, che permette di compilare un quiz. Allora, la mostra non solo racconta questo fantastico mondo che è delle api, ma ci dà anche dei suggerimenti su che cosa possiamo fare noi anche nella nostra vita quotidiana. L'80% del cibo che arriva sulle nostre tavole è grazie al lavoro di questi insetti. Le api, viste come bioindicatori, offrono informazioni sullo stato di salute dell'ambiente, ma non si limitano a quello. Il loro lavoro, infatti, è un apporto essenziale. Loro si prendono cura di loro. Sono gli apicoltori moderni. E arrivano due notizie dell'ultima ora dalle agenzie. Le truppe russe sono entrate a Kiev, mentre a Roma il Papa è andato all'ambasciata russa per esprimere le sue preoccupazioni. Per oggi è tutto, vi invitiamo a seguirci sul sito zluis.it e sui nostri social. Vi ricordiamo inoltre che è uscito il nuovo periodico di Zeta. Grazie per averci seguito, da Caterina di Terlizzi e Yamila Ammirata.